Allora, raga, quella di oggi è una specie di unboxing. Mo te spiego. Ah, se senti in sottofondo dei rumori strani è perché sono nella zona comune dell'albergo in cui sto a Taipei e in diffusione c'è questa musica con le maggiori hit mondiali fatte col piano della serie Mambo Italiano, dopodiché c'è Obla di Obla da e qualcosa di Bryan Adams, ripetizione, e non riesco a cavare questa musica di sottofondo. E detto questo, proverò a mettere qualcosa dei Misfits per rendere il tutto un po' più a tema. Ti stavo raccontando che qualche settimana fa ero a Tokyo e non è facilissimo imbattersi in negozi di dischi alternativi a Tokyo. Infatti non sono mai a lato strada, ma bensì sono posti al terzo o quarto piano di un edificio. Quindi nella maggior parte dei casi devi già sapere dove si trova il negozio di dischi, e dopodiché andare all'indirizzo e poi con l'ascensore andare al piano dove si trova. E questo fa sì che trovare un negozio di dischi è alquanto complicato. Non è mai casuale. Avevo sentito parlare bene di questo negozio di Shibuya del quale non mi ricordo il nome e mi stavo facendo un giro all'interno e i prezzi erano una fiammata tutto quanto. Non c'era praticamente niente che potesse essere conveniente da comprare e quando girando tra gli scaffali vedo buttata per terra questa busta, un package a sorpresa dei Misfits del prezzo di 2000 yen. Ho visto che c'era una maglietta e ho detto dai, 2000 yen sono 16 euro, me lo posso accollare, quindi me lo sono preso, però non lo potevo aprire prima di comprarlo e ho chiesto al commesso che cosa ci fosse all'interno e me l'ha saputo dire in giapponese e io non parlo giapponese. Quindi ho comprato sto busto, l'ho messo in valigia ed è entrato un po' nel dimenticatoio e una volta arrivato qui a Taiwan dovevo sistemare un po' meglio le valigie e allora ho detto dai, guardiamo che cazzo c'era nel pacchetto dei Misfits e ci sono state grosse sorprese. Allora, l'unica cosa che ho capito di questa busta è che era un leftover di un vecchio tour, però non credo che sia questo, infatti ecco che cosa ho trovato dentro. Allora, la chicca me la tengo per la fine. Mega adesivo gigante dei Misfits color rosso, questo parecchio bello. Potrei metterlo sul portatile, oppure a casa da qualche parte, vabbè, si trova il posto dove mettere un adesivo così figo. Poi, un paio di adesivi del Misfits Fan Club. Anche questi, il posto dove metterli si trova sempre. T-shirt, taglia M. Who will survive and what will be left of them? Maglia abbastanza zarra, anzi, caviamola abbastanza. Molto zarra, però devo dire che non è affatto male e mi piace abbastanza. E taglia M, tra l'altro, in questo momento mi dovrebbe anche andare bene, anche perché sono in Asia da un pezzo e sono dimagrito. Ah, c'è anche il retro. Ah, la maglia del 25ennale! E quindi il tour del 25ennale io lo vidi, mi pare, a Rimini. Wow! Tanti anni fa questa maglia. È praticamente come nuova. The Face of the Fear for 25 years. Maglietta bomba, solo questa, i 16 euro, li valeva ampiamente. Ma nella confezione, ed era una di quelle cose che si vedeva anche da fuori, c'era questa. E io pensavo fossero delle action figure, quindi ho detto che bomba le action figure dei Misfits. Cazzo, ce ne vuole una in casa mia da esporre. E invece, sapete che cos'è, raga? È la VHS di Scream. È la canzone. Eh sì, ragazzi, il VHS del video. Ah, raga, questa cosa mi è venuta in mente mentre stavo montando il video. Comunque, fun fact interessante sul videoclip di Scream che è stato diretto da Giorgio Romero. E Giorgio Romero ha diretto il videoclip gratis in cambio di un'apparizione dei Misfits nel film Bruisers, la vendetta non ha volto. Film minore di Giorgio Romero, però secondo me veramente molto figo. La critica l'aveva stroncato all'epoca. Infatti se vedi all'interno c'è pochissimo nastro perché appunto il videoclip durerà massimo 3 minuti e mezzo con l'intro. E insomma ragazzi, questo credo sia proprio un gran pezzo da collezione. Ancora non so dove collocarlo, ma sicuramente a casa mia troverò un posto di rilievo dove mostrare questa bellissima VHS. Quindi ragazzi, tutta questa storia cosa ci insegna? Probabilmente niente. Ma quando siamo all'interno di un negozio di dischi, guardiamoci bene attorno, perché l'occasione può essere sempre alla nostra portata.
Anche per oggi è tutto, ragazzi, e ascoltate Misfits tutto l'anno, non solo ad Halloween. E chi lo fa solo ad Halloween è un poser. Bella, ragazzi.